caloroso saluto da Graziano e Stefano del ristorante Tivoli di Cortina. Oggi prepariamo un dolce particolare di ispirazione un po' esotica. Allora, si chiama Viaggio a Zanzibar. L'ingrediente principale è la banana caramellata. Allora, iniziamo con preparare le fette di banana in padella, padella molto calda. C'è lo zucchero caramellato preparato in precedenza, lo utilizziamo per caramellare queste fette di banana. Le facciamo andare lentamente in maniera che assorbano il caramello e acquistano, oltre che un ottimo profumo, anche una bella consistenza, un bel colore. Nel frattempo creiamo la base di questo dolce, la base solida, con una terra di cacao e una terra di vaniglia. Sono una parte, un crumble salato, una pasta sfoglia sbriciolata in pratica, che Stefano va a disporre nell'impiattamento. Adesso ci sono i due gel di caffè e di rum. Nel frattempo la banana è pronta. Stefano adesso va a posizionare il soffice alla vaniglia, che è un pan di Spagna aromatizzato alla vaniglia. Questi sono due cioccolatini al cocco, con dentro una ganache al cocco con latte di cocco, cioccolato bianco, e fuori sono sempre ricoperti con il cocco sbriciolato. C'è sempre un po' di rum dentro. Ok, siamo a buon punto. Adesso è ora di posizionare il gelato al cioccolato. Adesso è il momento della spuma leggera al cocco, ottenuta utilizzando il sifone, per avere un composto molto soffice e leggero. A questo punto manca la banana caramellata, andiamo a posizionarla, ancora tiepida, per dare questo delicato contrasto con il caldo e il freddo. Per finire, una nota acida fresca data dal frutto della passione. Quindi è la parte interna del frutto della passione con i semi, molto acidula, molto fresca, per finire l'equilibrio del piatto. E il viaggio a Zanzibar è pronto. Un caloroso saluto da Graziano e Stefano del ristorante Tivoli.